Il Consiglio Comunale di oggi, riunito nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, si è aperto con la cerimonia di commemorazione della vice sindaca Maria Filippone, scomparsa pochi giorni fa. Primo consiglio comunale che noi teniamo da quando è scomparsa mia Filippone, quindi un momento di commemorazione e di commozione perché abbiamo perso una grande personalità, una grande persona, una donna che ha dato sempre nella sua vita un grande contributo alla città, agli studenti, al mondo della scuola e nella sua purtroppo breve esperienza istituzionale ha dato un grande contributo sia come vice sindaco che come assessore all'educazione, all'istruzione. In apertura è stato poi affrontato un tema del welfare, ovvero l'informativa sulle politiche per la disabilità dal nome Napoli città accessibile a tutti, affidato alla relazione dell'assessore Luca Trapanese. Napoli deve diventare la città di tutti, accessibile anche alle persone più svantaggiate, alle persone più fragili come i disabili. E in questo ci stiamo lavorando non solo come amministrazione ma anche col Consiglio. Oggi avremo una relazione molto dettagliata dove spiegheremo tutti i punti importanti che questa amministrazione sta mettendo in pratica per rendere Napoli accessibile in tutte le aree, lavoro, cultura, infanzia, scuola, perché la disabilità è a 360 gradi, parliamo di persone e quindi stiamo affrontando questo bisogno attraverso le persone. Tra i vari punti all'ordine del giorno, un tema centrale di oggi è quello della variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2022-2024. Oggi c'è l'assestamento di bilancio e la conferma degli equilibri. Per fortuna il bilancio è stato approvato meno di un mese fa, quindi le variazioni non sono particolarmente importanti dal punto di vista numerico. Lo sono però dal punto di vista della qualità, perché noi abbiamo avuto ulteriori entrate dal governo centrale relative al Covid e relative ad altri interventi. E operiamo alcune spese, soprattutto le spese energetiche, che voglio sottolinearlo, ci preoccupano molto perché c'è un aumento pesante di inflazione e quindi anche di appesantimento dei costi pubblici. Questo è un punto sul quale ritorneremo in ottobre quando faremo l'assestamento vero.